lo sforzo di ascolto e la ragione degli altri significa creare appunto i presupposti per il confronto e per il dialogo. Io non sono persona in alcun modo superba né arrogante, quindi il fatto che Bersani, ad esempio, è passato tutto tempo, che Bersani al primo a lettera aperta non ha risposto, non mi ha fatto venire meno dal fare un appello pubblico, e il fatto che non abbia risposto neppure all'appello pubblico non mi ha dissuaso da cercarlo per telefono, il fatto che non mi abbia risposto per telefono non mi ha dissuaso dal fare un sms, noto ormai nel pubblico l'sms che ha fatto a Bersani, bene ho fatto, visto che Bersani ha poi smentito di essere mai stato cercato da me, caso vuole che avevo conservato nel mio telefonino l'sms che avevo mandato a Bersani dicendo sono Antonio Troia, questo è il mio numero di telefono qualora lo avesse smarrito, perché ci diamo le lei con Bersani, qualora lo avesse smarrito sono disponibile ad incontrarci. Nessuna risposta ha avuto neppure quell'sms. Bersani evidentemente ci sottovalutava, pensava che noi della rivoluzione civile fossimo soltanto delle mosche fastidiose a ricerca di un autobus per sbarcare il Parlamento. Così non è, noi non abbiamo né voglia né interesse ai posti, e abbiamo così poco interesse ai posti che io ho rifiutato l'offerta sotto banco che un emissario di Bersani mi aveva fatto con il cosiddetto patto di desistenza, promettendoci in cambio, come è noto ormai, non rivelo più un segreto, prima per ragioni di bon ton non l'avevo raccontato, ma è bene diciamo, raccontare come sono andate le cose, promettendo quindi un paio di posti per dei senatori mascherati, perché devono essere mascherati, nel senso che devono essere dei futuri senatori da noi indicati, ma che non si capisse all'esterno che erano nostri, dovevano sembrare che fossero del PD. E questo mi ha dato purtroppo l'amara conferma che dovevano essere mascherati, perché l'accordo doveva essere un accordo sotto banco, perché altrimenti Monti si sarebbe irritato e non avrebbe più tenuto fede all'accordo di governo che Bersani aveva già stipulato prima di pensare di mandare il suo emissario ad incontrare. Questa purtroppo è, ho imparato a conoscere la politica, non la conoscevo, ho imparato a conoscere certi sistemi e certi, diciamo, mezzucci della politica. Ripeto, per ragioni di bon ton non ho mai voluto rivelare fino ad oggi il retroscena di questa vicenda, ma forse è bene che gli italiani sappiano con chi si ha a che fare e come va avanti, come è andata avanti per tanto tempo la politica in Italia. Ecco perché noi dobbiamo cambiare pagina, noi dobbiamo cambiare pagina anche nei sistemi e nel modo. Noi infatti al PD abbiamo detto che se davvero l'obiettivo del PD, ma l'abbiamo detto pubblicamente, con dichiarazioni pubbliche che io ho fatto, se davvero il PD aveva come obiettivo quello di sconfiggere la destra, come fino a ieri ha detto Bersani, e siccome le politiche neoliberiste di Berlusconi sono state riprodotte pari da Monti, allora Bersani doveva fare una cosa molto semplice: senza offrirci seggi di cui non avevamo bisogno, avremmo regalato il patto di desistenza a Bersani se Bersani avesse detto chiaro e avesse preso un impegno davanti agli italiani che non avrebbe mai fatto un governo con Monti. E questo non è avvenuto, e proprio perché non è avvenuto mi chiedo e domando a Nichi Vendola che ci sta a fare in quella coalizione. Lo ribadisco, perché vedo che Nichi Vendola ogni giorno manda dei tweet dei 5T da internet con il quale ribadisce che lui ci vorrebbe. Beh, allora lui ci vorrebbe, io non capisco qual è la posizione di Vendola a questo punto, perché qualcuno potrebbe pensare che Vendola semplicemente un po' furbamente ha voluto utilizzare, sapendo di non poter arrivare e non volendo rischiare la soglia del 4% come noi rischiamo, vuole utilizzare l'autobus della coalizione di centrosinistra per poi scenderne e chiedere poi a noi
di fare una battaglia comune di opposizione quando Monti farà con Bersani l'accordo. E io dico no, è troppo facile questo. Bisogna avere il coraggio delle proprie posizioni ed essere coerenti, rischiando eventualmente il proprio, come noi abbiamo rischiato. Rischiamo, anche se i sondaggi sono più che confortanti, sullo sbarramento del 4% alla Camera e l'8% al Senato. Lo facciamo a testa alta, perché noi siamo fuori dai sistemi della vecchia politica e lo dimostriamo nei comportamenti concreti. Gli altri no, gli altri sono la vecchia politica. Sono anche i giornalisti.